Ciao Vets, sono tornata, ho sicuramente perso la mano a fare video. Se magari partecipi anche alle live, che di solito succedono lunedì ma non sempre, se vedi anche i vlog, tutto quello che sto per raccontarti adesso lo sai già, però questo video è anche il primo dopo una lunga assenza senza spiegazione più o meno, quindi ho pensato di fare un mini recap prima di arrivare alla votazione. Se invece non sopporti l'attesa, giustamente ti metto il timestamp per andare direttamente ai titoli candidati per il prossimo mese, per maggio, per GDL e GDV, che come sempre stanno per gruppo di lettura e gruppo di visione. Quello che è successo è che durante la sequenza degli Oscar, uno dei gatti di casa mia, del gattodromo, è stato molto molto male. È Vincent, che peraltro è il piccolo di casa, vediamo se riesco a farlo venire qua. Vincent! Quando dico il piccolo di casa intendo in termini temporali, non spaziali. Ciao Vincent. Sì, ti lascio andare. No, aspetta, ha fame, devo dargli da mangiare, arrivo. Ok, un errore veramente da principiante non dare prima da mangiare agli animali, prima di iniziare a registrare. Dicevo, Vincent è stato molto molto male, ci sono stati giorni veramente molto molto brutti e non siamo del tutto fuori dalla foresta oscura, diciamo. Più di tutto perché non si è riusciti ad arrivare a una diagnosi, per cui oltre a una serie di altri problemi che sembravano, barra sembrano, avere origine neurologica, ha avuto tutte queste crisi, quasi delle crisi epilettiche. Però insomma la diagnosi appunto è ancora tutta in corso. Ha avuto una terapia lunghissima, 7 medicinali al giorno, è stato complicato, ecco, seguirla. E lo sconvolgimento è stato a multipli livelli, naturalmente, a parte la paura e la sofferenza di vedere uno dei miei gatti che stava male. Non sono riuscita a star dietro a tante cose e una delle prime carte del castello che è caduta è quella della sequenza degli Oscar, che quindi per la prima volta è un gruppo di video non completo. Soltanto oggi, con l'uscita di questo video, ho cambiato le grafiche anche del canale, perché per settimane ho dovuto dare la precedenza forzatamente alle cose che non possono aspettare, quindi a Vincent e al lavoro per BOM. Per fortuna il GDL e il GDV sono abbastanza grandi da avere una sorta di vita autonoma, per cui in queste settimane di mia assenza si è instaurato un altro GDL che viene battezzato clandestino, però non è un nome che mi piace perché lo fa suonare illegale. Invece io sono molto contenta che sia sbocciato. In particolare la referente per il GDL, chiamiamolo clandestino, è Cinema, per cui è stata letta la saga di Blackwater. Così come una visione è sbocciata, più o meno clandestina, salvo poi arrivare io a spostare una live e incasinare la data prevista, per la visione collettiva di Becoming Jane. Per questo genere di cose ti consiglio, se ti interessa, di entrare a far parte dei gruppi Telegram del GDL e del GDV, dove ci sono tutte le info già disponibili. Se non ci sono, è pieno di gente carina che è bello conoscere, cioè con cui è bello fare amicizia e a cui puoi chiedere tutto quello che vuoi, me incluso. Pur tuttavia, con tutte queste premesse, nonostante le settimane di assenza, abbiamo messo insieme, e dico abbiamo insieme a chi c'è con me di solito durante le live del lunedì, il GDL e GDV di maggio, il cui sottotitolo è Fiabao, perché tutti i candidati del GDL sono editi da Bao e c'entrano un po' tutti con le fiabe. Il nome geniale Fiabao non è mio, bensì di Redacto, altrimenti nota come Marta delle Mucche, che ringrazio per questo sottotitolo squisito. I candidati per il GDL di maggio sono E alla fine muoiono, la cui trama è riassunta con appena un paio di frasi. Un libro a metà tra narrazione a fumetti e saggio critico, che analizza il senso moderno delle favole, regalando al lettore un'esperienza narrativa unica, godibilissima e profonda, in cui stereotipi di genere, il ruolo della donna nella società e la morale comune vengono contestualizzati rispetto ai racconti archetipici destinati all'infanzia. C'è anche un'edizione super preziosa, coi lati dorati, fregi d'ovo in copertina, sovecchio stile. Secondo candidato di questa scelta impossibile, forse più che mai, Turchina,
Elena Triolo, spero di dire giusto il suo cognome, racconta la storia di Giovanna Ragionieri, la figlia del giardiniere della villa delle vacanze della famiglia Lorenzini. Quei Lorenzini, i fratelli Paolo e Carlo, quest'ultimo più noto al mondo come Collodi. Quella che lega Giovanna a Carlo è un'amicizia che durerà due vite e che porterà l'uomo che si sta affermando come scrittore a trasformare la giovane in un personaggio destinato a diventare immortale, la fata turchina di Pinocchio. Questa storia parte a Italia da poco riunificata e arriva agli anni del boom ed è un ritratto tenero, realistico e commovente di una persona vera, di cui tutti si sono dimenticati perché ricordano solo il personaggio che è diventata. Qua secondo me piangiamo una roba. Infine, Rebis. Mi è stato parlato di Rebis la prima volta, credo almeno un mese fa, forse un mese e mezzo. Io non ho capito se sia prevista l'uscita il 4 di maggio, se sia già finita una prima tiratura, però se ho capito bene ho trovato vari siti che offrono un preordine con disponibilità dal 4 di maggio, quindi anche se fosse esaurito, secondo me riusciamo a trovarlo, altrimenti ancora non è uscito e allora scatta la caccia, però secondo me riusciamo a trovarlo. Irene Marchesini e Carlotta Di Cataldo, vero e proprio team creativo che ha già attirato l'attenzione delle più grandi realtà editoriali internazionali, con Rebis raccontano una storia sull'accettazione di sé e su quanto sia importante andare oltre la patina di cui la società ci riveste per incasellarci e riuscire a essere pienamente noi stessi. In un medioevo da caccia alle streghe, Martino è un bambino albino che è sempre stato trattato in maniera diversa dagli altri, con ostilità. Quando Martino scappa di casa e conosce Viviana, strega scappata da un rogo, la sua vita cambierà per sempre. Un libro che si appresta a diventare uno dei casi editoriali del 2023, forte dell'enorme seguito delle due autrici sui social e dell'interesse che il mercato straniero sta dimostrando. Come è già capitato in passato, quando i GDL coinvolgono delle graphic novels, di solito l'accordo non scritto prevede che noi li si legga tutti e tre. Io personalmente tirerei a leggerli tutti e tre perché non saprei mai quale scegliere. Ti ripeto, spero di poter mettere le mani su Rebis il prima possibile. Per quanto riguarda il GDV, i tre candidati sono un film che è uno dei miei preferiti in assoluto, uno che ho già visto e uno che non ho mai visto e che quando salta fuori sconvolge chi stia partecipando a quella conversazione con me. Sai quando ammetti di non aver visto qualcosa e tutti rispondono con "Ah, come non hai mai visto?" inserisci il titolo del film? Non ti dico cosa è cosa. Allora, il primo candidato è L'incantesimo del lago, che è ispirato al Lago dei Cigni. Il secondo candidato è il primo dell'infinita saga di Dragon Trainer, con le vicende di Hiccup, che è un vichingo che non è molto bravo a fare il vichingo, che infrange le tradizioni. E infine, Come d'incanto, dove una principessa viene ingannata e allontanata dal suo regno per finire in un posto dove nessuno vive felice e contento, cioè New York. Per quanto riguarda il nostro calendario, la live con i risultati di questa votazione, dove puoi già dire la tua nella community tab del canale, è venerdì 28 alle 10, come sempre, come tutte le live su Twitch, c'è il link nel box insieme a tutti gli altri link. Parleremo del vincitore di questo sondaggio durante la live del GDL GDV di maggio, che è fissata per il 31 di maggio, sempre alle 10, sempre su Twitch, eccetera eccetera. La visione del GDV, qualunque titolo vinca, è prevista per il 24 di maggio alle 9:30. Le visioni le cominciamo un po' prima per non rischiare di arrivare troppo avanti con la visione. Le istruzioni per vedere un film insieme sono veramente banalissime: ci si sincronizza sul gruppo Telegram oppure, io lo consiglio, con la sveglia, cioè tu metti la sveglia sul telefono quando suona PG Play e poi chiacchieriamo tutti insieme durante la visione sul gruppo Telegram per scambiarci pareri e per, in alcuni casi se necessario, piangere insieme o lamentarci insieme, perché in passato il GDV, lo dico spesso, ha beccato delle sole indimenticabili che però viste insieme secondo me assumono un sapore dolce e amaro che, guarda, fanno così cagare che quasi sono divertenti. Bene Vezzo, non vedo l'ora di vedere che cosa sceglierai per noi in termini di lettura e di visioni per il prossimo mese. Mi spiace essere stata tanto assente, ma davvero non ho avuto scelta e la priorità di Vincent è stata omnipervasiva. Venerdì ci vediamo per la live del GDL GDV, quello che è rimasto indietro, quindi parleremo dei titoli che c'entravano con gli Oscar, parleremo anche un po' di film, immagino, degli Oscar, visto che quello è veramente un discorso lasciato a metà, è stato come quando ti scappa uno starnuto all'ultimo. Venerdì spero anche di riuscire a far uscire la Weakness, che non esce da gennaio, quindi in pratica è del quadrimestre,
Quindi ecco, impegni di lavoro permettendo, questi sono i nostri prossimi appuntamenti. Se vuoi essere più sul pezzo possibile sui nostri prossimi appuntamenti, c'è il calendario di tutto quello che riguarda il mondo Prismatic e Bomb. È una di quelle cose che riesco ad aggiornare al volo se ci sono dei cambiamenti. Per il resto, se ci sono dei cambiamenti, cerco di metterli su Instagram e o su Telegram. Grazie mille per la pazienza e per la comprensione che non avevo dubbi avrei ricevuto, francamente, per la malattia di Vincent. Spero che ti piacciano i candidati per questo GDL GDV Fiabao. Grazie mille per aver guardato questo video e se sceglierai di partecipare alla votazione e al GDL GDV stessi, basta. Ti abbraccio e se ti va, ci vediamo venerdì. Ciao!